Anche quest'ultima puntata con la canzone napoletana, perché c'è anche un anniversario, giusto? Eh sì, ci sono 100 anni dalla nascita di Sergio Bruni. Infatti questa sera a metà di Sorrento ci sarà una serata dedicata al grande caposcuola della musica napoletana. Edoardo lo definì la voce di Napoli. Questa serata sarà condotta da Metis Di Meo e Antonella Sciocchetti ci racconta in questo servizio che cosa succederà questa sera. Meta di Sorrento ospita questa sera un prestigioso evento, il premio Sergio Bruni, che quest'anno celebra il centenario della nascita del maestro di Villa Ricca. Partecipano artisti che come Bruni sono grandi promotori dello sconfinato patrimonio culturale partenopeo. E noi andiamo ad incontrarli sul palco allestito nel porticciolo di Meta, dove gli artisti stanno eseguendo con la band diretta dal maestro Francesco Comunale il brano più famoso di Sergio Bruni, Carmela. Stuvi canirano Parnescia mai. Meta è un posto straordinario dove noi venivamo da ragazzine e lui veniva nei weekend e lo sentivo sempre cantare in casa. Il patrimonio che ha lasciato Sergio Bruni è immenso, non solo un grande compositore con delle hit, delle canzoni importantissime, ma soprattutto un grande compositore di orchestra che ha saputo nobilitare il dialetto napoletano e la tradizione, cantando in una maniera popolare ma molto elegante. Io ero piccolo e nei vicoli di Napoli si ascoltava la voce di Napoli, che era Sergio Bruni. Era la sintesi di tutto quello che è stata la vecchia Napoli degli anni 40, i grandi cantanti con la voce immensa, piena di passione. Lui ha sintetizzato tutto, con un filo di voce riusciva ad arrivare dove si deve arrivare, al cuore. Hanno arrestato all'angolo le furie. Ogni cantante che affronta questo repertorio si ispira a Sergio Bruni. Stuvi canire non farnesce mai, è puro solo passa e se ne fuie. Ma tu stai in una durosa prete stella, Carmela, Carmela.